Tu non mi dare delle delusioni con la tecnologia, per favore. Speriamo che vediamo. Allora, siamo già qui. Allora, pronto? No. Ciao a tutti, mi chiamo Tiziano. Sono, come qualcun altro, nel mondo freelance da un anno e mezzo, quindi poco tempo, dopo qualche decennio di... toccato, ecco. Qualche decennio di attività come dipendente, gli ultimi anni li ho fatti in banca etica, visto che si citava prima, come responsabile delle tecnologie informatiche, sistemi informativi, eccetera, eccetera. Dopodiché a un certo punto ho deciso che basta, era arrivato il momento di trovare un mio spazio e provare a mettere a frutto le cose acquisite in ambienti diversi. E quindi ho attivato un'attività che punta a cercare di portare un po' di innovazione nel mondo delle attività in cui viviamo. Oggi di cosa velocemente vorrei parlarvi? L'ho indicata qui come viviamo di dati, documenti, eccetera, cioè tutto quello che facciamo quotidianamente nelle nostre attività, ma ve lo vorrei impostare come questo aspetto del nostro orto tecnologico. Per cui oggi quello che vorrei, di cui vorrei parlarvi è sostanzialmente di come coltivare l'insalata. Allora, da questa foto che è bruttissima, perché qui si vede ancora peggio di com'è, me l'ho fatta col telefonino in un giro in bicicletta, ma cosa si riesce a notare un po' su questa foto? Così direi ben poco, ma nella parte bassa c'è una zona un po' più pulita, il resto è sterpaglie, zone con barriere, una siepe dove non si vede nulla dietro, eccetera. Allora, cosa di queste situazioni dove noi possiamo lavorare? Possiamo lavorare in una zona pulita, dove le erbacce sono state tolte, dove riusciamo a muoverci in tranquillità, senza paure, senza situazioni che ci mettono di fronte a non sappiamo cosa c'è dietro, attraverseremo tutta questa sterbaglia, mai. Ecco, quindi, allora, in una zona curata, in una zona pulita, noi possiamo essere in grado di coltivare dell'insalata con un buon profitto sostanzialmente. Non ci vuole tantissimo, ma ci vuole un po' di abilità. Ecco allora che mantenendo un po' questo schema agreste, diciamo che la nostra attività dal mio punto di vista si basa su questi tre grossi elementi, cioè da una parte le nostre competenze, cioè il nostro mestiere, quello che facciamo ognuno di noi, ma dall'altra, nel mondo di oggi, infrastrutture tecnologiche, servizi informatici, tutte le attrezzature che ci troviamo anche a malincuore a volte a dover utilizzare, e soprattutto un elemento, la radice di questo sono dati, inteso come dati, documenti, tutte le informazioni, quello su cui lavoriamo, che sono nostre, ma che molto spesso sono anche le informazioni dei nostri clienti. Quindi da questo punto di vista dobbiamo starcene un po' attenti. Ecco che allora, dato che i dati, i documenti, i grafici, le immagini, tutto quello che noi facciamo nella nostra attività, testi vari e così via, dobbiamo saperlo curare, gestire, eccetera. Non è sufficiente fare del buon peperoncino se poi lo mettiamo dentro in sacchi confezionati in una certa maniera dove chissà come arriverà alla fine. Forse è necessario metterci qualche cura in più. Ecco allora che dobbiamo fare molta attenzione anche ad alcuni aspetti che sono cosa può succedere. Non sempre le cose vanno nel verso giusto, vanno come noi vorremmo. Ecco allora che
in una situazione in cui noi ci troviamo a lavorare, succede il guaio tecnico che non ci aspettavamo. Però c'è un modo per affrontare queste calamità. Ecco che se stiamo parlando di siccità, se vogliamo coltivare l'insalata o le verze, questo è l'orto di mio padre, lui cosa fa? Ci mette l'irrigazione a goccia, perché non si sa mai, e non ci mette l'irrigazione fatta chissà come, ma ce la fa proprio quella goccia per risparmiare acqua. Quindi diciamo dobbiamo anche trovare quelle soluzioni che ci permettono di lavorare con efficacia, quindi dobbiamo averci pensato. Ecco allora che uscendo un po' dalla metafora e andando nella nostra attività, dal mio punto di vista queste sono le quattro cose di cui dobbiamo tener conto un po' nel nostro lavoro, cioè avere una base tecnologica, informatica, di servizi che sia curata, di cui ci abbiamo pensato, la organizziamo, cerchiamo di trovare gli strumenti più giusti per fare il nostro lavoro, ma dobbiamo acquisire conoscenze. Quel po' in più di quello che magari si cerca o si riesce a fare di conoscenza di quello che stiamo usando, dobbiamo cercare di averlo. Dato che il tempo è poco, le cose da fare sono moltissime, non possiamo avere competenze in tutto, quindi forse è il caso di farci aiutare nelle cose. Ritorniamo un po' al discorso già visto prima, i professionisti, altri, chi fa le attività, ognuno ha la sua specializzazione. Molti di voi hanno ricevuto nelle varie newsletter, eccetera, la richiesta di compilare un questionario. Ecco, quel questionario era partito da me, in accordo con gli organizzatori. E alcuni numeri che vi riporto qui, poi il questionario è disponibile anche in forma integrale, quei dati che sono stati raccolti, e ci sono situazioni interessanti. Ho cercato di mettere in evidenza questi aspetti. Se vedete, a percentuali molto alte, la nostra situazione è un po' questa: si lavora da casa al 78%, quindi tantissimi di noi, poi magari sono da clienti, sono in giro, eccetera, usano strumenti portatili, magari anche il PC fisso, eccetera, però il portatile è l'elemento cardine. Si condividono file all'estremo, cioè condiviso con tutti. Il cloud è un ambiente molto utilizzato, direi, in maniera però molto variegata. E io l'ho definita qui spargidati, nel senso che i dati sono distribuiti su dischi, in cloud, in varie versioni, in situazioni non si sa bene se sono aggiornate o meno. Eccolo qua. Sempre dal questionario, qui diciamo fate solo un riferimento generale, non serve leggere tutto il dettaglio, ma quello che emerge da questo è che, per esempio, dalla prima riga alcune zone grigie o rosse, anche se il rosso qui rende un po' poco, ma le fatture vengono fatte per metà di noi, diciamo, tra virgolette a mano, cioè per me è un foglio Excel e fare la fattura a mano. Quindi, diciamo, con tutto quello che comporta poi il dietro o che porta il non avere dei vantaggi da farle con altri strumenti. Poi, diciamo, a livello di sicurezza, ecco, lì la situazione ci si può un po' sorvolare sopra. Si usa molto il cloud, ma il 66% dichiara di non aver mai fatto una minima formazione, informazione, eccetera, su quello che è, come si usa il cloud. E questo, diciamo, che può fare riflettere. Dall'altra parte, le paure che sono presenti oggi, per la maggior parte, vedete, non accedere ai dati, un attacco hacker, il furto del mio dispositivo, ma anche il furto delle credenziali. Allora, ci muoviamo in un certo modo, però certe paure ci sono. Ecco che, ancora per completare la fase del questionario, quello che emerge è che c'è necessità di trovare maniere per proteggere questi dati, per essere un po' più tranquilli, per gestirli in maniera sicura, ma rendere più facile il lavoro di condivisione, di gestione di tutti questi dati e anche tenere aggiornati i software, perché questo poi è un problema che diciamo un po' generale del
come facciamo poi per non trovarci in situazioni vecchie o non funzionanti. Allora, in sintesi, le aree critiche che emergono da e su cui si può lavorare, i bisogni che ne vengono fuori, sono un po' queste. Quindi, necessità di integrare tutte queste diverse componenti, quindi fare un'attività mirata di integrazione, ma per arrivare a collaborare, proteggere, gestire il nostro ufficio da casa, come gestiamo le videochiamate, ottimizzare questo aspetto delle fatture che andiamo a emettere, del controllo dei costi, che molto spesso è delegato al commercialista e non è molto efficiente, diciamo, da un punto di vista di risultato economico. Allora, quando ho iniziato un po' deformato dalla mia attività precedente, diciamo che qui non serve leggere cosa c'è scritto, se vogliamo, ma diciamo, mi sono fatto un mio schema di come gestire le infrastrutture, i dati, le documentazioni, i dispositivi, eccetera, eccetera. Tutto questo per avere una logica un po' coordinata. Nella, diciamo, progetto che ho messo in piedi, di fatto non vado a utilizzare moltissimi strumenti, se non alcuni specifici per progetti particolari di clienti, eccetera, ma in realtà ho cercato, qui non è per sponsorizzare prodotti o meno, ma solo per darvi un quadro di quello che, diciamo, nella mia esperienza sto cercando di fare. Ho usato G Suite Business per fare tutta la parte di funzionalità, eccetera. Uso Fatturami in Cloud, che è, ritengo, un software web molto efficace ed economico per gestire tutte le fatture e i costi. E poi la parte dati, backup, sicurezza, aggiornamento, con una serie di varie utility presenti sul mercato, ma con un principio fondamentale. La prima voce che ho scritto qua sotto è: sono situazioni non consumer, cioè non sto cercando di utilizzare il meno possibile gli ambienti gratis, quelli che sono, non perché sia gratis, ma prendiamo la Gmail che tutti noi quasi abbiamo. Sono ambienti che vengono dati gratuitamente perché ovviamente dei dati che noi andiamo a gestire all'interno di quell'ambiente, Google ne fa quello che vuole. Google e tutti quelli che poi dal telefonino, quello che facciamo, eccetera, vengono mandati a mezzo mondo, analizzati, rielaborati, eccetera. Allora, finché facciamo per le attività le cose nostre private, ci sta, diciamo, è una scelta nostra. Ma quando cominciamo a fare qualcosa che ha dati dei clienti, ecco che allora il tutto diventa un po' più complicato, rischioso, eccetera. Queste soluzioni hanno altri elementi, sono versatili, semplici, sicure e tutto sommato anche economiche. Allora, per darvi un rapido quadro anche di aspetti economici, cioè perché poi si dice sì, ma tutto questo però chi è che se lo può permettere, eccetera. Qui ho cercato di sintetizzare un range di costi, ma per dirvi che in queste soluzioni diciamo, posso spendere dai 170 euro annui ai 365, adesso facendo solo le somme di questo. Certo, due investimenti in più perché ho acquisito un server, un firewall specifico e così via. Però non stiamo parlando di patrimoni. Quindi questo probabilmente sono anche pezzi di costi che già oggi sostenete, ma magari potrebbero essere visti in maniera un po' più organica, integrale, e si potrebbero fare anche dei risparmi, sommando la somma dei vari pezzi, diciamo, non porta a questi risultati, ma può portare a costi più alti se si usa in maniera disorganica. E, mantenendo lo schema dell'orto tecnologico, però, diciamo che alcune cose dobbiamo saperle. Dobbiamo sapere come muoverci, dobbiamo sapere qual è i nostri requisiti, il minimo indispensabile che ci serve, sapere, pensare anche a quali sono le aree di rischio a cui andiamo incontro nella nostra attività. C'è chi si muove su fronti con clienti dove acquisisce dati, si muove molto, lavora molto fuori col portatile, si collega in treno, in stazione, in aeroporto, dov'è? Con quale livello di sicurezza? Ecco. Queste cose dobbiamo cominciare a prenderle in considerazione. E nelle varie situazioni, come possiamo fare quando ci succede una situazione particolare o quando abbiamo una richiesta particolare? Ecco allora che dico,
qualcosa, se è disposto a investire una piccola parte del fatturato, magari lo fate già oggi, sicuramente lo fate già oggi, per avere delle soluzioni. Tutto sommato, forse però, il tutto diventa più facile se ci facciamo aiutare, perché la paura di non sapere come muoverci, cosa sarebbe meglio fare o meno, c'è. Anche se, qui dico, la paura si supera con la conoscenza, perché anche lo squalo, nelle situazioni peggiori, se sappiamo come affrontarlo, come muoverci, eccetera, può essere considerato un soggetto, diciamo, amico. Quello che sta a destra lì e si vede poco sono io, quindi se sono ancora qua vuol dire che sono uscito da quella situazione. Quindi con la conoscenza riusciamo ad andare oltre quelle che sono le nostre paure, dubbi, problemi economici e così via. Allora, arrivo anche alla proposta, diciamo, un po' marchettara, se vogliamo, della situazione di oggi. Cosa ho cercato di mettere in piedi? Rimodellare un servizio che era tarato sulle piccole e medie imprese, cercando di vedere, di fare in modo che questo possa essere utile alle situazioni, le nostre, quelle di persone freelance che hanno questo, un certo tipo di necessità, e costruire un po' insieme anche delle modalità nuove, diverse, per andare oltre questo tipo di problematiche. Quindi un servizio, diciamo, che propongo, in cui vengono date tutta una serie, viene fatta un'analisi, vengono fatte date tutta una serie di informazioni su come si potrebbe migliorare la vostra specifica situazione, in due forme, poi in occasione anche di, vabbè, in forma a prezzo tagliato. Tutto questo è disponibile sul sito del progetto della società che ho messo in piedi, obinlab.it. Obintrail è la definizione di questo prodotto, percorso verso l'innovazione, al quale vi invito a, diciamo, sul quale vi invito anche a riflettere sostanzialmente come possibilità per migliorare il nostro lavoro di tutti i giorni. Grazie.